Non è stato lungo il periodo in cui è stato chiuso, quindi ci siamo adattati tranquillamente, però sì, il disagio c'è stato. La sorpresa è il parcheggio chiuso adesso. Eh sì, infatti ci sono pochissimi posti ora e in realtà non so neanche perché l'hanno chiuso, onestamente. Il sottopasso che mette in relazione due parti della città ha finalmente riaperto i battenti. Ora è di nuovo possibile raggiungere via Marinoni direttamente dall'uscita del binario 5. Peccato che qui, difficilmente, oggi il pendolare riesca a lasciare l'auto. Parte del parcheggio, infatti, è stato interdetto all'utenza causa lavori e il disagio durerà fino alla fine di dicembre. Ho visto che dura fino al 31 di dicembre, quindi è un bel pezzettino, insomma, in cui sarà chiuso. È un problema perché è molto utilizzato questo parcheggio, anche da chi, non so, lascia la macchina per prendere il treno o, non so, i giorni di mercato. Gli operai sono al lavoro anche sotto la pioggia per dotare i marciapiedi di pensiline coperte, opera che necessita di altri 245 giorni e che ha bisogno del parcheggio fino al 31 di dicembre. Intanto i pendolari automuniti arrivano, si guardano attorno, girano l'auto e tornano indietro, cercando, e spesso invano, un posteggio lungo le laterali. Speravo avessero terminato i lavori. Sì, è un grosso disagio, soprattutto per chi deve prendere il treno, cioè che deve andare all'università. E non possiamo comunque permetterci di pagare sempre il parcheggio a pagamento. Filippo affida la sua rabbia ad un posto, sottolineando pure lui l'impraticabilità di pagare ogni giorno un posto auto.